In questo video ti racconto come preparare la pizzata, che è una variante della famosa focaccia al formaggio ligure. La base è la pasta matta e io unisco tutti gli ingredienti in una scodella e li mescolo dapprima con una forchetta. Quando sono bene amalgamati, inizio ad impastare con le mani. Trasferisco poi l'impasto su un piano e lo lavoro per circa 10 minuti. Questo passaggio è fondamentale per stendere perfettamente la sfoglia. Fate scaldare un po' d'acqua in un pentolino, buttate via l'acqua e capovolgete il pentolino sull'impasto. Lasciate riposare 10 minuti. Tagliate l'impasto e aiutatevi col dorso delle mani per stenderlo. Ci vuole un po' di pazienza, farina buona e tirare per bene. Poi adagiatelo sulla teglia e piano piano con le dita pizzicatelo fino a ricoprire tutti i bordi. Preparo il ripieno come fosse una focaccia a formaggio e aggiungo un pochino di latte, olio e sale allo stracchino. Aggiungo l'impasto di stracchino, olio e latte sulla sfoglia e ricopro con un'altra sfoglia. Bucherello la sfoglia con le dita per far sì che lo stracchino in cottura fuoriesca. Faccio poi aderire le due sfoglie ai bordi della teglia e con un manico di legno taglio per eliminare la pasta eccedente. Condisco il pomodoro con un po' di sale, origano e olio e la distribuisco sulla superficie della mia pizzata. Aggiungo a piacere olive, capperi, origano, un filo d'olio e cuocio in forno molto caldo per 15 minuti.